Quella del panificio Magda è una storia che comincia 35 anni fa. La bontà, frutto di un perfetto mix per le ricette di una volta e l'amore per la tradizione barese. Fiore all'occhiello è la focaccia prodotta in tante varianti da gustare e ordinare anche online. La produzione in ATM consente di poterla ordinare e gustare in 24 ore in ogni parte d'Italia ed Europa. Per quelli che vogliono fermarsi a pranzo, l'assortimento continua con la rosticceria e piatti caldi ogni giorno. Il panificio Magda, attento anche all'esigenza celiaca, tutti i giorni da lunedì a sabato dalle 8 alle 21. Panificio Magda, tutta la cucina barese come a casa vostra. Bari, via Prospero Petroni 32, telefono 080 524 2207, www.panificiomagda.com. Vuoi un progetto per il tuo giardino? Vuoi delle idee regalo ecologiche ed originali? Vieni a visitare la più grande varietà di fiori e piante da vaso. Pichichero Pasquale Vivai ti aspetta a Cassano delle Murge, in una vasta esposizione sulla Murgia Varese. L'azienda agricola offre servizi di giardinaggio, progettazione e manutenzione di aree verdi, piantine regalo, bonsai bomboniera, alberi ornamentali e da frutto. Pichichero Pasquale Vivai ha sede in via Acquaviva 1 a Cassano delle Murge. Telefono 080 77 57 89. Per saperne di più visita il sito web www.vivaipichichero.com. Torna sempre più spumeggiante la grande festa di Pierino, il più grande evento dedicato alla birra e ai sapori murgiani. Dal 4 agosto al 4 settembre a Cassano, sull'Aia dell'Amicizia. Allora, eccoci qua di nuovo in diretta audio, perché quella delle immagini voi le avete già visti da qualche secondo. Abbiamo appositivamente lasciato le immagini sul campo per darvi un po' l'impressione anche a voi da casa di quello che si vive su a bordo campo, soprattutto nelle fasi di, come dire, di attesa della ripresa, perché le indicazioni del mister, che vi ripeto, abbastanza sereno. Perché questo? Perché ovviamente giunti nel secondo tempo il Bari conduce per 6-0 questa amichevole contro la, quindi Bari contro il Brasile Soccer Team, ricordo una rappresentativa di svincolati, giocatori svincolati che hanno giocato nel campionato di Serie D ed eccellenza italiana. Quindi adesso la ripresa del gioco è da parte del Bari. Intanto io approfitto per ricordarvi della diretta Fly TV canale 218 in streaming su www.fly-tv.it. seguiteci, perché è veramente interessante questa partita, che serve alla crescita delle gambe ma anche del gioco di questo Bari che affronta il secondo test. Intanto De Luca subisce un fallo da parte del
numero 4 Irisei, e riprende velocemente come si faceva anche l'anno scorso spesso, anche se qualche volta pur facendo gol queste riprese subito delle punizioni sono state annullate perché magari si era chiesta la barriera oppure l'arbitro aveva fischiato per una ammunizione. Vi ricordo, il regolamento in questi casi prevede il fischio dell'arbitro, in questo caso no, perché nessuno chiedeva la barriera davanti e soprattutto, quindi i giocatori del Bari, e soprattutto non c'era nessun fallo cattivo da ammunizione, da cartellino, e quindi niente, adesso nel frattempo era valido come punizione. Nel frattempo è la squadra della rappresentativa brasiliana che prova a impostare sulla fascia sinistra, adesso nella seconda parte vi ricordo che il Bari attacca dalla mia destra a sinistra, e quindi da come la vi appare a voi nei video, nel video, con Vagliani che si inserisce e riceve imposta per Sabelli che allunga per Defendi, ma viene pescato in fuorigioco perché è stato evidentemente servito un attimino dopo il suo invito alla profondità. Anche quello che abbiamo visto poco fa è uno degli schemi che mister Stellone chiede ai propri, in modo che si possa favorire un attacco più fluido nella fase finale. Moras che controlla attentamente, l'unica novità nel frattempo in attacco è entrato il giovane Castrovilli, intanto ancora un gol del Bari, il 7-0 ancora di Fedato che lancia veramente con una precisione incredibile sull'angolino destro del portiere della rappresentativa Merigo, il quale si fa beffare con no, adesso è stato sostituito anche il portiere, in effetti Gobetti, di Gobetti che si fa beffare sull'angolino destro. Il Bari realizza in apertura di ripresa la settima rete con la tripletta di Francesco Fedato. Vabbè. Allora ecco ancora il Bari che cerca di impossessarsi della palla per Vagliani, Vagliani che riprende il calcio di punizione per il giovane Castrovilli, ancora per Fedato, molto vivo Fedato, cross suo per il capitano che Defendi che tenta a volo ma non ci riesce questo tiro, ma già Di Noia recupera con facilità per lo scambio facile che adesso affonda Defendi, cross lungo non viene intercettato da nessuno e quindi la palla sicuramente sarà ripresa da parte della rappresentativa brasiliana che col fallo laterale rimette in gioco la palla, e quindi ecco Vagliani per De Luca, De Luca perde il tempo giusto mentre viene attaccato dal Romizzi il numero 10 Seganfredo, mentre ancora Romizzi, ma che subisce anche un fallo da dietro, riesce a passare la palla. Intanto discutono i due giocatori per questo fallo, ma tutto sommato non pericoloso, si chiedono scusa, questo è il calcio che vogliamo vedere, non, al di là dell'agonismo bisogna chiarirsi subito e poi andare ognuno per i fatti suoi a cercare il gol, a portare la propria squadra nel miglior dei modi all'attacco. Adesso De Luca riceve alla tre quarti, ma non lo scambio con Castrovilli non riesce, quindi Romizzi pensa bene di indietreggiare per Moras. Vagliani, bel controllo, riesce a favorire Di Noia che sgroppa sulla sinistra per favorire Fedato con facilità, serve Vagliani, lungo il cross per Defendi, lì largo a destra come lui si è proposto e sta ottenendo quel ruolo da parte di mister Roberto Stellone, ma intanto un fallo di punizione, un calcio di punizione a favore del Bari. Romizzi si riversa sulla palla, quindi questa volta almeno sulle palle inattive
troviamo un nome diverso, ma no, invece no, perché De Luca è pronto per calciare lui. De Luca è pare anche di noia, sì, i due ormai sono sempre loro che tentano di calciare sempre sulle palle native. Ecco qui, pronti per questo cross, vediamo intanto nell'area grande del portiere del rappresentativo brasiliano il blocco della difesa, mentre si scambiano l'attacco barese con Defendi che tenta, ma niente, poi la palla giunge a Fedato, la butta sulla sinistra del portiere, ricordiamo Gobetti, che è subentrato a Merigo, e niente, ha controllato tranquillamente la palla. Adesso l'impostazione sempre della squadra della rappresentativa brasiliana, lunga perché è facilmente intercettabile dal Bari, con Vagliani che recupera, Bari riversato in attacco, scambia con Robizzi un po' arretrato, largo a sinistra ancora per Fedato, molto vivo, l'ho detto, questa però cross è troppo lungo, alto, poco incisivo, tant'è che il portiere riesce a controllare, però c'è un fallo che ha subito anche la rappresentativa brasiliana, il difensore della rappresentativa brasiliana, che con tranquillità riesce a recuperare palla e quindi battere adesso Gobetti questo calcio di punizione lungo centrale per il 3 Zanini. Adesso ancora Fedato cerca di fare un dribbling un po' azzardato, tant'è però riesce a recuperare ancora per Di Cesare, Moras per l'esterno, adesso Defendi alto, lungo il cross ancora per il giovane Castrovilli, che abbiamo visto nella prima amichevole molto attivo e quindi con evidentemente la voglia di conquistare qualche sprazzo di gara durante il campionato e soprattutto di non andare a fare le cosiddette ossa fuori. Con il numero 9 Daniel Santos ed entra il numero 18 Gustavo Maschi. Nel frattempo c'è stato secondo tempo sono stati sostituiti con il numero 1 Davide Merigo e con il numero 5 Fabio Bassotto. Sono entrati con il numero 12 Francesco Gobetti e con il numero 20 José Santos. Nel frattempo, dicevo, avete ascoltato dallo speaker del Trento Calcio che ci sono state delle sostituzioni, già un errore dato a noi nella lista ufficiale del primo minuto con altri calciatori subentrati quindi a pochi secondi dalla gara e con l'ultima eseguita adesso, poco importante alla fine dovremmo vedere. È stato effettuato un cambio, è entrato il numero 20 Gaetano Castrovilli al posto del numero 9 Riccardo Maniero. Ecco, come avete sentito, l'avevamo già annunciato noi dal primo minuto, Maniero a posto, è uscito al posto di Castrovilli che è subentrato, il giovane scuola biancorossa che si appresta, ripeto, a conquistare una maglia da titolare o quantomeno per gli sprazzi di gioco. E niente, adesso il Bari ancora che subisce questo attacco della rappresentativa brasiliana che, ripeto, poco reattiva soprattutto nella parte offensiva, non riescono ad andare in attacco. Ecco Castrovilli, giovane che si avventa un bel dribbling centrale con eleganza, devo dire, poi viene atterrato, ribatte palla velocemente per Di Noia, Vagliani, Moras, Defendi lungo per la zanzara De Luca, il quale riesce a fare sto cross e nella difficoltà giunge l'ottavo gol. Numero 4 Pavel Ilisei. Quindi l'autogol di Ilisei, Pavel Ilisei, perché il cross di De Luca era per Castrovilli, pronto per metterla dentro, ma invece nell'affanno di voler rinviare e non favorire l'assist, Ilisei ha compiuto il classico degli autogol. Quindi ancora la ripresa da parte del
della rappresentativa brasiliana quando siamo giunti all'undicesimo del primo tempo, sul risultato di 8-0, vi ricordo, amici telespettatori. Sulla sinistra è ancora Fedato che con un gioco di gambe fa un bel cross e si procura il settimo calcio d'angolo, il primo della ripresa a favore del Bari. Quindi sulla palla si avventa ancora De Luca, il quale dovrebbe calciare lì direttamente. Intanto vediamo che a bordo campo si stanno riscaldando diversi giocatori, tra cui pare subito l'innesto di Tonucci, ma saremo a vedere. Ecco ancora Fedato, Castrovilli invece, che controlla il centro, fa un tiro della verità un po' debole e favorisce la ripresa del team brasiliano che nel rilancio favorisce invece l'inserimento di Noia, che con calma controlla per Sabelli, il quale poi scambia la palla che arriva adesso a De Luca, che si sposta con bel dribbling a sinistra, ancora lui ne scarta tre, ma no, la palla è fuori, quindi si riprende con questo calcio di punizione. Intanto ecco le sostituzioni che vi annunciavamo, un bel blocco di sostituzioni. Parliamo, subentrano sia il 16, quindi Lopez in campo, Tonucci che vi avevamo accennato, ancora Minicucci, quindi un po' di ragazzi anche dentro per le energie che devono anche loro impiegare. Tanti, diciamo, a questo punto si capisce che c'è una mezza squadra in ingresso, e quindi sentiamo lo speaker. Con il numero 15 Nicola Panebianco, con il numero 16 Giuseppe Lopez, con il numero 17 Nicola Turi, con il numero 19 Manuel Minicucci e con il numero 21 Luca Guadalupi. Allora possiamo dire che la novità assoluta è ancora l'impiego di Luca Guadalupi, vi ricordo un giovane di classe 96 che è qui in prova nel Trentino per il Bari, un ragazzo ancora giovane, il mister ha l'occasione di vederlo all'opera, e possiamo dire che tutto il blocco a disposizione è entrato per far fiatare un po' gli amici più esperti, perché ricordo che il blocco dei giovani per questa amichevole che il Bari conduce largamente per 8-0. Intanto il tiro molto debole, però diciamo interessante, da parte dell'attacco del Bari, e non riesce a sortire effetto. Ancora la rappresentativa brasiliana che tenta con uno scambio tra Maschi, subentrato anche lui da parte della rappresentativa, e il non presente Seganfredo, che non riescono comunque a produrre migliorie per loro, e quindi si rimposta da parte di Di Cesare, che serve il giovane anche esso 13, non c'è sulla lista, dovrebbe essere Minicucci, però io sulla lista ho il 19, vabbè, diciamo che sono questi errori di amichevoli che nelle liste ufficiali, veramente vi assicuro, io che seguo tante squadre, tante impegni ufficiali in categoria, ovviamente del campionato di Serie B, Serie A, quello che capita, Serie C, insomma, non capitano questi errori, le liste ufficiali sono molto precise. Oggi chiaramente le difficoltà dell'addetto stampa del Trento nel dover avere questi nomi in maniera corretta stanno mettendo anche noi a dura prova, perché non è facile commentare con dei numeri che ci troviamo diversi rispetto a quella che è una lista ufficiale. Va bene, andiamo avanti con la rappresentativa del brasiliana che cerca di disimpegnarsi per avanzare le trame del gioco, però non vedo molto, intanto che
molto affogati, tant'è che Sabelli recupera. Sabelli che annotiamo è diventato capitano nel frattempo con l'uscita di Marino Defendi, e quindi a lui la fascia da capitano in questa occasione della partita. Quindi vi ricordiamo, intanto siamo al 16° del secondo tempo, quando qui allo stadio Priamasco il Bari conduce sempre per 8-0. Questo test voluto da mister Stellone per trovare una condizione di gambe, soprattutto una crescita tattica, e credo che negli intenti ci stia riuscendo, anche se sono quelle partite, come dicevo fuori onda con un amico qui in tribuna, quelle partite di calcio d'estate che sono anche d'inganno. Guai a illudersi di questa gara, perché poi potremmo trovare veramente impegni diversi e difficili. Intanto il Bari manca ancora una volta l'occasione di avvicinarsi alla decina. Tra il primo e il secondo tempo è entrato Castrovilli al posto di Maniero, e poi al quarto d'ora della ripresa sono entrati il portiere Stefano Gori al posto di Alessandro Micri, è entrato con il numero 14 Nicola Panebianco al posto di Giovanni Di Noia, è entrato Giuseppe Lopez con il numero 16 al posto del capitano Marino Defendi, con il numero 17 ha fatto il suo ingresso in campo Nicola Turi al posto del numero 8 Francesco Mariani, poi con il numero 18 è entrato Dennis Tonucci al posto di Francesco Fedato, con il numero 21 è entrato Luca Guadalupi al posto di Giuseppe De Luca, e poi con il numero 18 Dennis Tonucci al posto di Evangelios Moras. Non ho voluto sovrainserirmi con la voce dello speaker apposta, perché anche così avete ascoltato ufficialmente quali sono state le sostituzioni tra il primo e il secondo tempo, soprattutto su quella confusione delle liste che vi avevo detto. E adesso ecco che il Bari riprende il gioco con Tonucci, che disimpegna su Romizzi. Romizzi lungo per cercare Fedato, comunque lascia scorrere, e la palla giunge ancora a favore del Bari per la bellezza dell'ottavo calcio d'angolo. Ecco la rimessa del calcio d'angolo da parte questa volta del numero 21, quindi Guadalupi. Ecco il giovane che è in prova nel Bari, che è prova questo tiro da calcio d'angolo, vediamo un po' che piedi ha nelle rimesse lunghe. Ecco il colpo di testa, bellissimo, è ancora gol del Bari, quindi siamo arrivati al 19° con il nono gol del Bari da parte di Binicucci, credo, Tonucci, ecco Tonucci, che con la sua testa, come è successo anche in passato, ha portato il Bari in vantaggio sul 9-0. Quindi ancora ritorniamo sul campo, quindi vi ripeto, 19° 9-0 con l'ultimo gol di Tonucci da parte nono gol del Bari ad opera del numero 18 Dennis Tonucci. Ecco ancora il Bari e la rappresentativa brasiliana che cerca di uscire un po' dalla propria metà campo, ma il Bari subito blocca il gioco, lo fanti del gioco, e mette in difficoltà. Adesso pressano in tre i difensori della rappresentativa, mentre sulla fascia sinistra Sabelli controlla con ordine e anche con decisione, rimette la rimessa laterale a favore di Di Cesare, che è ancora in campo, ricordiamo, uno dei pochi che è ancora rimasto. Il gioco adesso è servito al molto agile giocatore biancorosso Castrovilli, che comunque disimpegna, Fedato tira e la palla va di poco al lato, con però devo dire il portiere Gobetti che controlla con ordine e fa scorrere evidentemente con tranquillità, perché tutto sommato mancavano un bel po' di centimetri affinché venisse
centrata la rete, e quindi Bari ancora, quando siamo nel 21esimo minuto del primo tempo, conduce 9-0 questa amichevole, ricordo la seconda del periodo di preparazione da parte del Bari, la terza ed ultima prima del rientro a Bari sarà quella col Trento, sempre qui allo comunale Stadio Briamasco, nella classica ultima gara di pre-ritiro per poi ritornare a Bari e pensare al San Nicola il 7 agosto nella partita ufficiale con, di Coppa Italia, con la vincente tra la Frattese e il Cosenza. L'arbitro ha fischiato, è inutile continuare questa azione, tant'è che forse richiama anche il baby biancorosso, ed ecco che il calcio di punizione è ben servito adesso per il Bari, che si appresta, io credo che sarà affidato a tentare, perché sto vedendo molto vivo e voglioso forse di fare ancora gol, no, si allontana, lascia la palla a, al numero 5 di Cesare, che è il centrale, marcatore centrale, si è allontanato per calciare perché ha lasciato Tonucci e Sabelli che ha arretrato nella parte centrale, e quindi siamo a vedere gli sviluppi di questo calcio di punizione di Cesare, che tira, e bel tiro devo dire, però veramente fuori e quindi deviato da parte del, questo ancora per il calcio d'angolo, nono da parte della formazione biancorossa a favore, quindi possiamo dire 9 calci d'angolo e 9 gol per il Bari, di cui però 6 calci d'angolo nel primo tempo e 3 nella ripresa, con un'autorete da parte, quella che infatti io avevo visto l'autorete, poi c'è stato un po' di confusione da parte qui dei colleghi presenti, ma capita, diciamo che è calcio d'estate anche per noi, va, diciamo così. Allora intanto sempre dal calcio di punizione sul limite dell'area verso la sinistra, si avventa sulla palla Fedato, il quale lancia lungo per Guadalupi che tenta, ma no, di Cesare che tenta il tiro di testa e poi voleva ribattere in porta ma non ci riesce. Ecco che adesso la palla ancora è servita a Romizzi, il controllo di del giovane biancorosso, parliamo di Guadalupi, ecco quello in prestito, e quindi in prestito, scusate, in osservazione, lungo per un fallo commesso, probabilmente un fuorigioco a questo punto, un lancio lungo con un fuorigioco, e quindi la rimessa della rappresentativa del brasiliana, degli svincolati brasiliani Soccer Team. Lancio lungo ben controllato da Tonucci con sicurezza e foga, e spazza via la palla di testa, ma ancora la rappresentativa brasiliana che controlla, favorisce l'innesto del numero 10 Seganfredo, ma ancora il Bari che controlla con ordine, rimposta da dietro la palla che viene scambiata col portiere Gori. Ricordiamo Gori, scuola Milan, un giovane portiere che chissà avrà la fortuna come Mikai, che durante la stagione si ritrova titolare e poi mostra i suoi numeri. Imposta invece con sulla fascia destra per Guadalupi, che il cross viene deviato per giungere al decimo calcio d'angolo della gara, e quindi vediamo la rimessa dal calcio d'angolo di Guadalupi, il quale, da come osserviamo, evidentemente è bravo anche nel calciare questi le palle native. Vediamo il cross come avverrà, il solito blocco difensivo nella difesa della rappresentativa brasiliana, lungo la palla, ma c'è un fallo di Tonucci che porta una punizione a favore della rappresentativa brasiliana, e quindi Gobetti guadagna questo calcio di punizione a proprio favore.
e la rimessa dai suoi piedi stesso che è lunga ma intercettata da Sabelli con tranquillità. Non si vedono uomini, sono tutti chiusi nella propria metà campo da parte del Soccer Team Brasile, quindi il Bari ha vita facile, riesce a impostare. Adesso invece il recupero, ma viene subito perso da Bari, quindi con Di Cesare imposta per i giovani che adesso si avventano, i giovani del Bari che adesso si avventano sulla destra, tentano un cross e guadagnano l'undicesimo calcio d'angolo della gara. E quindi ancora Guadalupi lì sulla palla, pronto per calciare, con tre in aria, adesso si aggiunge Tonucci, anche di Rivero, anche di Cesare, quindi cinque del Bari, giocatori del Bari che pronti per ricevere. Prova Tonucci, ma no, è troppo debole il colpo di testa, e quindi di Cesare, anche se si era avvicinato al portiere, non è riuscito a colpire per realizzare il decimo gol di questa partita. Ricordo che è il secondo test amichevole da parte del Bari in questa fase di preparazione, e quindi adesso tocca ancora al numero 10 della rappresentativa brasiliana cercare di impostare. Parliamo di Seganfredo, ma nulla da fare perché comunque c'è da ripartire con un calcio di punizione a proprio favore, e quindi Gobetti tenta questo, questa palla per il controllo di Maschi, che passa ma non cerca di passare al proprio compagno Botturi, ma non riesce a favorire, anzi favorisce i biancorossi che comunque ripartono adesso con Tonucci per Turi sulla destra. Adesso ancora dovrebbe essere il giovane Guadalupi, ecco il passaggio per Fedato che non riesce a prenderla, e Castrovilli cercava l'inserimento ma lo scambio non è ancora, non è stato utile. Intanto Seganfredo controlla, si allarga un po' verso la sinistra, scambia con il proprio compagno, ossia il Tre Zanini, con poi la palla ancora a loro da parte Brunati, poi si passa con il controllo da dietro di Santos, cerca di inserirsi Brunati ma perde palla, il Bari recupera con l'ennesimo attacco sulla destra che adesso viene ancora deviato in calcio d'angolo, e quindi siamo al dodicesimo come numeri di calci d'angolo, quando siamo giunti invece al ventinovesimo della ripresa. Cari amici telespettatori, io vi ricordo, questa intanto gara sarà riprodotta in replica domani alle 21.15 in luogo della classica puntata di Fly Sport in ritiro, perché come ben sapete condurremo da martedì in poi nuove puntate, però dalla sede nostra di Bari, in quanto rientriamo e quindi domani sarà giornata di rientro per noi. Non riusciremo a darvi la puntata in diretta dal Trentino, come se vi ricordate ho salutato insomma ieri in maniera un po' folcloristica, e quindi daremo la replica domani alle 21.15 per ricordarvi quindi di seguirci sempre sul canale Fly TV, canale 218 digitale terrestre, in streaming da tutto il mondo con l'indirizzo www.fly-tv.it. Intanto eccoci ancora in diretta qui dal Bramasco di Trento, stadio
diciamo piccolo ma carino, devo dire un piccolo gioiello di una cittadina di 117.000 abitanti, una piccola cittadina, pensate insomma Andria fosse anche il più grande di questa città, capoluogo di provincia intanto della provincia autonoma del Trentino. E quindi siamo qui adesso ancora con le immagini sul campo, la rappresentativa brasiliana che tenta uno scambio rapido, ma Bari fa gabbia con quattro uomini, sembra di vedere l'allenamento, il Torello che si riesce a recuperare palla, quindi la palla adesso giunge a Turi che scambia con Tonucci, Tonucci per il sempre vispo Guadalupi che cerca di mostrarsi in voga, intanto dal cross di Sabelli che ricordo ha preso la fascia di capitano, giunge la palla adesso invece sulla destra per il raddoppio di Binicucci, per la finta di Tonucci, peccato perché cercava il colpo decisivo Castrovilli ma non c'è riuscito perché è stata deviata la palla per registrare quello che è il tredicesimo calcio d'angolo da parte a favore del Bari, ancora 13 calcio d'angolo, mentre la gara è sul 9-0 a favore del Bari sulla rappresentativa social team brasiliana. Ricordo i giocatori svincolati che hanno giocato in campionato di Serie D eccellenza, del campionato italiano di Serie D eccellenza. Tanto ecco qui il brasiliano che controlla con un gioco di gambe, quindi maschi, nel suo disimpegno subisce fallo e quindi favorisce quella che è la ripresa con calcio di punizione. Si avventa ancora sulla palla il giocatore brasiliano adesso è Zanini che calcia ancora per la corrente Seganfredo, ma niente, il Bari riesce a chiudere splendidamente, recupera palla, si imposta da dietro, Tonucci galoppa, sembra voler fare una corsetta per anche lui sprecare un po' di energia che sono utili in questo periodo per perdere anche, intanto trovare la conduzione, ma perdere anche qualche grammo in più che si è accumulato durante il periodo di fermo. Come però ricordate anche nella puntata che abbiamo dato ieri in diretta sulla scheda del dottor Lorenzo Moretti, Bari ha curato anche un pre-ritiro alimentare, no? Questi giocatori sono stati curati, diciamo tra virgolette, con un'alimentazione particolare e quest'anno sono in campo, diciamo, già con qualche grammo in meno che favorisce una condizione psicofisica ideale in modo che possa arrivare prima possibile al 100% e tentare quello che è il sogno di tutti voi amici sportivi baresi. Intanto calcio di punizione bellissimo, come vi ho detto, Castrovilli che realizza il decimo gol. Gaetano Castrovilli, questo ragazzo scuola Bari, veramente vivo, si fa vedere sia in allenamento che nei test di amichevoli veramente in maniera interessante, ha proposto anche in questa occasione di documentato insomma di avere numeri anche sui calci di punizione, è stato un bel calcio di punizione tirato all'angolino sinistro della squadra, del portiere Gobetti, che non poteva fare nulla perché era ben piazzata sta palla e quindi il Bari a questo punto insomma è riuscito a fare il decimo gol alla decina che si era promesso, si è arrivati e quindi adesso i tifosi biancorossi possono essere contenti che questa volta leggeranno sui quotidiani sportivi di tutta Italia e soprattutto su quelli locali che in questo caso l'amichevole è servita a dimostrare che c'è un divario netto tra il Bari e queste squadre dilettanti che si accingono ad affrontare
nel miglior dei modi un Bari più in condizioni, più determinato e soprattutto, dobbiamo dirlo, sicuramente superiore, nettamente superiore. Io posso dire tanto che nel test di questa rappresentativa fatta in passato, 3 giorni fa, è stato fatto un test con la Lazio. Loro hanno perso 6-0 con la Lazio, quindi se il Bari vince 10-0, non voglio dire fare paragoni, voglio dire solo che probabilmente oggi non sono con la testa giusta e quindi forse meno determinati rispetto alla gara contro la Lazio, forse blasone maggiore della Lazio li ha spronati di più. Speriamo noi tifosi biancorossi, perché il Bari quest'anno è forte e vincerà, vediamo. Adesso si riprende il gioco con il fallo laterale e niente, cerca il Bari di impostare ancora il bravo Castrovilli, che diligentemente serve dietro per favorire l'impostazione del gioco, e che Turi cerca ancora con il passaggio a Guadalupi. Sono entrati con il numero 14 Andrea Gernone e con il numero 15 Nicola Panebianco, sono usciti con il numero 5 Valerio Di Cesare e con il numero 10 Francesco Fedato. Va bene, come avete ascoltato dallo speaker, ancora altre 2 sostituzioni, noi quasi non ne parliamo perché abbiamo capito l'intento del mister, l'aveva anche dichiarato che avrebbe fatto giocare tutti, giunti al 37esimo, diciamo che tutti i ragazzi a disposizione sono entrati in campo, pertanto tutti i 22, diciamo, i 21 in rosa, diciamo, qui presenti, perché poi, come vi ho detto, ci sono in tribuna altri atleti che non erano in condizioni di entrare in campo, vuoi per guai muscolari, vuoi per scelte tattiche, quindi sono entrati tutti e pertanto visibilità e vetrina soprattutto per i giovani che si apprestano a fare gli ultimi minuti di gara. Quando siamo arrivati al 38esimo, ed ecco che ancora il controllo del Bari con Lopez, questo è un giovane anche interessante, giovane attaccante, infatti cercava di inserirsi per il tiro, recupera Sabelli, uno dei pochi che è rimasto. Sabelli che invece di passare a Lopez scambia verso la destra, Romizzi, l'altro che è rimasto insieme a Sabelli, controllo ancora Romizzi al volo per un bel tiro a volo in diagonale che spiazza ancora una volta il povero Gobetti, che subisce ancora l'undicesimo gol. E niente, per il Bari è solo festa oggi, quindi cari tifosi da casa potete inneggiare i colori biancorossi, insomma una partita veramente, devo dire, bella, perché quantomeno si vedono 11 gol, noi ci auguriamo e speriamo che li potremmo vedere durante il campionato questi, però voglio dire, se qualche gufo nel passato test, adesso facciamo parlare lo speaker. Ecco, avete sentito il gol di Romizzi, di Marco, adesso un bel lancio in profondità, Sabelli si spreca ad un'occasione incredibile perché era indeciso se tirare o passare la palla, nell'indecisione ha fatto una cosa di mezzo e tant'è che è andata fuori, non poteva essere diversamente, dicevo. Così si mette un po' a tacere qualche gufo, perché si parlava sempre del primo test vinto 4-1 con una squadra di prima categoria, poco influente. Invece ragazzi, adesso qua il Bari sta dimostrando, ripeto, facciamo un piccolo raffronto con il test che i brasiliani hanno fatto con la Lazio, hanno perso 6-0, mentre col Bari stanno perdendo 11-0, certamente non sono proponibili le cose, però comunque, perché bisogna capire tante situazioni che noi non conosciamo, però comunque vi posso dire che il Bari al momento la cosa che più è interessante, al di là del numero di gol, è che non ha subito neanche un gol, non riesce a far avanzare, insomma, territorialmente la squadra
della rappresentativa brasiliana. Ancora il Bari in attacco, quindi con un gioco asfissiante, sempre pieno di intensità offensiva, riesce a domare questi brasiliani che non riescono ad avanzare. Intanto guadagna un calcio di punizione la squadra rossa brasiliana, che si avvia per riprendere, mentre siamo arrivati al 41esimo minuto di gioco della ripresa. Quindi, cari amici telespettatori, 4 minuti ancora al termine di questa spettacolare gara, secondo test amichevole del Bari. Tanto un piccolo fallo, ma si lascia correre perché il giocatore brasiliano continua l'azione. Parliamo di Zanini, che cerca ancora di andare avanti, ma poi viene atterrato ancora Maschi per un altro fallo. Devo dire che ha subito 2-3 falli un po' duri, infatti è un po' claudicante, però lui è già pronto sulla palla. Parliamo del giocatore Gustavo Maschi, pronto per questa rimessa, questa punizione. Finalmente vediamo questa squadra riversata nella metà campo del Bari. Il tiro di Maschi, lungo, controlla con ordine, ecco, anche il portiere, è entrato il terzo portiere, da quello che vedo, del Bari. Purtroppo qui non mi segnala nulla nessuno. Ecco, sì, Fagiano, è entrato Fagiano, che prende il posto anche di Gori. Peccato, volevo vedere Gori all'opera un po', se ne parla molto bene di questo ragazzo scuola Milan, ma anche di Fagiano, che è qui insomma per fare le cosiddette ossa da terzo portiere in questo momento, saremo a vedere durante il campionato. Tanto Lopez che è verso la bandierina, ma sembra che nel controllo della palla gli sia sfuggito il piede a mandarla un po' fuori, e quindi sì, e così è, perché Gobetti riprende la palla e tira questa rimessa dalla propria area piccola verso la parte mezzo destra del proprio campo. È ancora una punizione, l'arbitro dice a Sabelli non parlare, sia Sabelli e Romizzi, guarda caso i due più tostarelli, anzi diciamo più esperti, di non parlare, di non protestare, perché era punizione, basta. È giusto che sia così. Intanto il Bari recupera ancora, un rimpalzo che favorisce da un primo canto il giocatore del Bari, ma poi con tranquillità il brasiliano Personi, Gianmarco Personi, controlla, cerca di avviarsi verso la fase d'attacco, e comunque anche un calcio di punizione che favorisce l'avanzamento un po' del baricentro del gioco da parte del team brasiliano. Ancora loro qui nella ripresa, adesso il controllo di Seganfredo, che nella prima parte di gioco abbiamo visto più attivo, adesso ci sarà un po' stanco, quindi tanto con le gambe in condizioni, si lascia sfuggire l'occasione di impostare. Possiamo dire che questa selezione manca veramente forse una coralità di gioco, non vedo uno scambio tra loro corto o anche lungo se vogliamo, ma che sia diciamo propositivo per un'azione corale. Il calcio in una squadra è un gioco collettivo, e quindi se non si passa la palla spesso ai propri compagni liberi, che attraverso degli schemi si devono liberare, diventa tutto difficile. Puoi avere anche i piedi buoni, e povero portiere che poi subisce solo gol perché alla fine non si riesce a costruire bene. Quindi io credo che più questa famosa amalgama che manca. Intanto ancora un'azione da parte del Bari in solitaria, diciamo ormai sono allo sbando proprio i giocatori brasiliani, e quindi con un tiro sempre alto, questa volta in diagonale dalla parte destra, favorisce il gol. Adesso aspettiamo che si gira, perché è un giovane, vi dico già, credo che sia Guadalupi, vediamo se è lui, vediamo un po', io ritengo che sia Guadalupi, il giovane, ricordo, classe 96, proveniente da Brindisi, brindisino, in prova qui, fatto un bel tiro con quella facilità, secco, alto, diciamo imparabile per
Gobetti. Io aspetto intanto che si gira, ecco 19, Minicucci, non è Guadalupi, quindi Minicucci. Parlavamo di Minicucci, è stato un bel gol. Adesso ancora lui che cerca l'assolo, ma viene atterrato giustamente, perché in questi casi, come dicevo prima, tanto non bisogna giocare da soli, bisogna cercare di scambiare. Intanto è finita la gara qui allo stadio Biamasco. Il Bari conclude questo secondo test di amichevole 12-0, un qualcosa di incredibile, con la doppietta di Maniero, doppietta di De Luca, tripletta di Fedato, l'autorete di Elisei e il gol di Tonucci, Castrovilli, Romizzi e Minicucci. Il Bari porta in vantaggio per 13-0, conduce e finisce questa gara per 13-0 e quindi 12-0 e quindi niente, dallo stadio Biamasco è tutto per il momento. Vediamo un po' di immagini, perché poi parleremo un po' di quello che è la programmazione nostra televisiva, e quindi niente, i ragazzi stanno per andare verso gli spogliatoi, farsi la doccia, quindi non prima di salutare i propri beniamini. Ricordo, sono tifosi sparsi al nord che vivono qui nel Trentino, ma anche in altre città della zona, e sono venuti a seguire un po' il secondo test amichevole del Bari, ben riuscito in questo caso, perché alla fine voglio dire, salve, ciao, buona serata. Alla fine, insomma, vinta per 12-0 e sarebbe, in effetti, è la cosa meravigliosa per il Bari, che porta questa vittoria importante a casa, e quindi fa crescere un po' la condizione delle gambe, della testa, e quindi adesso a bordo campo stanno rientrando tutti. No, io guardavo nel frattempo se ci fossero delle situazioni o novità particolari, ma non, niente di che. Vi ricordo che qui è giunto già a Trento il nuovo acquisto del Bari, è pronto già per inserirsi nel gruppo martedì perché domani è giornata di riposo. Domani ci sarà semplicemente la visita medica, il test di controllo per quando riguarda le condizioni psicofisiche, prima della firma, il deposito in federazione del tesseramento, che come ben sapete è un terzino ambiruolo, molto utile da un punto di vista tattico agli allenatori, può fare anche il centrale. Quindi quello che volevo ripetervi, domani noi saremo di rientro a Bari e pertanto sarà difficile impossibile proprio darvi la diretta del nostro speciale Fly Sport in ritiro, e pertanto daremo in replica questa partita, che potete seguire sul canale 218 digitale terrestre Fly TV, oppure in streaming in www.fly-tv.it. seguitici in tanti, perché veramente abbiamo cercato di dare tanto contenuto, immagini, video, interviste, gare. Vi ricordo, questa è la seconda già in diretta che seguiamo per voi, e quindi adesso rimane solo la terza gara di prima della fine della preparazione, perché poi ci sarà l'impegno ufficiale in Coppa Italia il 7 agosto, e quindi la prossima gara è il 29 luglio tra il Trento, squadra d'eccellenza, e il Bari.
Io sono qui per darvi un arrivederci, adesso sono pronto per darvi un arrivederci, anche perché non vi nascondo, devo bere un po' d'acqua, che qui il caldo è afoso, è veramente una condizione, diciamo, di umidità anche intensa. Quindi un abbraccio a tutti voi, grazie per averci seguiti, e un saluto anche a Lucio Costantini, come al solito la regia e ci contribuisce molto a questo prodotto che voi avete visto. Quindi da Trento e dal vostro mister Diego Marzulli un abbraccio e un arrivederci prossimamente su Fly TV. Un abbraccio, ciao. Del panificio Magda è una storia che comincia 35 anni fa. La bontà, frutto di un perfetto mix per le ricette di una volta e l'amore per la tradizione barese. Fiore all'occhiello è la focaccia prodotta in tante varianti da gustare e ordinare anche online. La produzione in ATM consente di poterla ordinare e gustare in 24 ore in ogni parte d'Italia ed Europa. Per quelli che vogliono fermarsi a pranzo, l'assortimento continua con la rosticceria e piatti caldi ogni giorno. Il panificio Magda, attento anche all'esigenza celiaca, tutti i giorni da lunedì a sabato dalle 8 alle 21. Panificio Magda, tutta la cucina barese come a casa vostra. Bari, via Prospero Petroni 32, telefono 080 524 2207, www.panificiomagda.com. Vuoi un progetto per il tuo giardino? Vuoi delle idee regalo ecologiche ed originali? Vieni a visitare la più grande varietà di fiori e piante da vaso. Picchichero Pasquale Vivai ti aspetta a Cassano delle Murge, in una vasta esposizione sulla Murgia Barese. L'azienda agricola offre servizi di giardinaggio, progettazione e manutenzione di aree verdi, piantine regalo, bonsai bomboniera, alberi ornamentali e da frutto. Picchichero Pasquale Vivai ha sede in via Acquaviva 1 a Cassano delle Murge. Telefono 080 77 57 89. Per saperne di più visita il sito web www.vivaipichichero.com. Torna sempre più spumeggiante la grande festa di Pierino, il più grande evento dedicato alla birra e ai sapori murgiani. Dal 4 agosto al 4 settembre a Cassano, sull'Aia dell'Amicizia.